Perché ti piace farti Contro buttare. di traverso. Ma lo sai che non ti vedo un cazzo, quindi stai facendo super un cazzo perché se tu versi l'acqua non puoi scendere poi. Che cazzo stai a dire? Non la Se puoi il traverso scommetti non e te puoi. scende in Ma faccia. scommetti che se la versi non la vede nessuno. No, Ma scommette. scommetti di. Poi sta cazzata, dai. Poi la senti tu, mi madre. Non la No. vuoi lavori, la fine della mignotta. Vai. Vabbè, comunque bentornati qua su un video. Allora oggi, A caso. siamo qui perché vogliamo fare youtuber molto, molto super sottigiani. Siamo ragazzi molto suscettibili. Questa sera se venire qui a sputare il piatto che abbiamo mangiato è un po' una merdata la parte vostra, siete un po' stronzetti, fatto così. Capito te? Perciò adesso noi mettiamo i segreti e voi dovete lasciare 66.000 like. Vabbè. 66.666 like. Sì. Uomo di 15 anni. Quando avevo 13 anni feci un provino da Aspetta! YouTube. Sono sposato, sono una bambina. No, scialla, fa cagare, ho letto Però, prima. Sono sposato, c'è una cosa più S. Ma Vabbè. questa cosa figa. Ok. Quando avevo 13 anni feci un provino della Juve e mi scartarono con un problema a schiena. Il mio segreto, facevo finta di avere il mal di schiena perché sono venuto a Napoli, mi è stato il piazzo da Juve. Ora gioco al PSG da un anno. Sì. Ecco. Marco Verratti. Certo. È lui. Mazza. Comunque no, sì, per la PSG. No, allora stiamo dicendo benvenuti comunque. Questo era un intro di era un segreto, non riesco. Ma io come parlavi prima, non ma io le parole. Sì, no, ma io le parole. Tipo la parola suscettibilità, spensi suscettibiloso. Questo era un segreto di riscaldamento, perciò come ho detto prima, come ha detto la nostra amica Valletta Fabrina. Sì, io sono Fabrina. Come ha detto Sabrina? Sì, che cazzo vuoi, beh? Ho detto che sei molto suscettibile. Io non sono suscettibile. Tu madre qua la zoccola. Comunque niente, come ha detto Sabrina, dovete lasciare un like e... No, dovete lasciare 6.666 like. Dovete lasciare 66.666 like per questa fantastica superstizione. Ma cosa? Cosa? Così? Io, niente dai, lasciatevi like, io non, vi prometto non farò più questa voce, però se vi è piaciuta no, faremo no, un video no, non dove io parlerò così. Quale numero saremo arrivati? Al numero 4? Sì, leggiamo il numero 5. Stanno i numeri. Certo, 27. Allora, donna di 24 anni dice, ha una strana abitudine di parlare da sola. Benvenuta nel club. Io ho due alter ego. Ho due sensibilità. Una è David. L'altra è Sabrina. L'altra è Sabrina, che sono la parte più sensibile di David. Mentre David è un po' tenebroso, io sono la parte più. Capito? Tipo se, serpente assonale. Quando mi si avvicina qualcosa c'è. Allora stavo dicendo che questa è parlata sola e fa qualsiasi cosa mi succeda lo racconto a me stessa. Ma sai oggi che mi è successo? Forse perché ho bisogno di raccontare la mia vita, tutto ciò che penso a qualcuno. Come a mio padre che è morto 11 anni fa, a volte lo racconto a lui. Ok. Ho uomo di 14 anni, si fa per dire. Primo giorno della prima media hanno chiamato mia madre e mi hanno sospeso perché ho chiamato la prof di matematica bastarda di merda. No, Caruccio, mazza conta, ha fatto un cazzo fino a quel. Ma a me ne aspetta che ti metti in 4. Quando avevo 16 anni mi misi a cagare in un negozio di vestiti e nessuno mi ha ancora scoperto. Beh, diciamo che sono passati 15 anni, quindi penso che tu l'abbia fatta franca, ecco. Uomo di 15 anni, sono così bello che mi accido guardando. Sei un po' narcisista, eh. Mia sorella ha 22 anni. E già apparite così, eh. Poi c'era 21, perché 22? Vabbè, dici nel frattempo. Ha 21 anni, ho detto. E il fidanzato 26. Il segreto, amo il suo fidanzato ogni notte lo sogno mentre facciamo sesso. Una volta giocando ho provato a baciarlo in bocca e se l'ho fatto. E l'ha fatto per 5-10 secondi toccandomi i denti del culo. Dimentico una cosa. Però adoro mia sorella e non posso fare. Cioè che lei per la fa troia con ragazzo. Però vi devo volere bene la sorella, eh. Ah, ho capito. Quindi non ci farebbe mai baciato, niente. Ragazzo, se è baciato, però lei non ci farebbe mai niente, eh. Perché la sorella gli va bene. Okay. Però lui ha toccato i detti il culo. Però lei non ci farebbe mai niente, eh. Comunque, donna di 22 anni. Mi fanno schifo i ciccioni. Ma perché? Soffro di cisti ovariche e diabete di tipo 2. Quindi sono. Di tipo 2 diabeti, cioè. Quindi sono costretto a mangiare pochissimo per mantenere il mio peso nella norma. Sono disposto alla card piena. Ma pur di mantenere il mio peso nella norma. Ma pur di non diventare una balena, sa risposta a tutto. Beh, voglio leggere se c'è sta Ugo De Ughi. Dimmi che ci sei. Ugo De Ughi. E che chi cazzo se ne frega. No, voglio leggere Ugo De Ughi, quello prima. Hai provato a baciare? Ho provato di baciarlo? Ma porca troia, no. Un giorno mia madre, appena uscita di casa, si dimenticò le chiavi. E mo come facciamo? E quando mi vedete a cantare e ballare, dici di portare a fare una prova per essere la protagonista di una telenovela. Ora sono famoso in tutto il mondo. Sì, come ti chiami?
Carmencita. Ma era una telenovela porno. La mia ex fidanzata mi ha procurato una cicatrice lunga tutto il pene. Ma che c'hai? C'ha zip, posso dire. Con l'apparecchio, ora ho una paura del giudizio della mia attuale ragazza. È proprio il caso in cui lei parlava così. Anzi, no, lui non capiva. Lei faceva. Chissà che fine all'ospedale tipo. Faceva. Che dice, mo? Mi masturbo con la vibrazione del joystick mentre gioco a Call of Duty. So che non è per ragazzi, ma mi piace anche cercare donne nudissime sui porn. Quindi lei è una delle poche che va in cerca di essere. Cioè, va in cerca di spari. Perché quando sparano sì, bravi. Lei si mette al centro della mappa e fa. Sì, ma scusa, invece che gioca a Call of Duty non può tipo regola vibrazione, mette al massimo, minimo, così vibra ogni ma due. Ma perché è un dildo? Costa meno di un joystick comunque. No, oddio, dipende. Beh, quelli là, tipo quelli che mi avete regalato a me. Beh, sì, a festa di 18 anni mi hanno regalato un dildo. Che è successo. Si è perso la stessa sera. Sì, chissà chi l'ha preso. Qualche invitata. Sì. Comunque, quando ero piccola e avevo più o meno 8 anni, nello spogliatoio. Non si scrive così spogliatoio, però. Questa scrive spogliatoio. A uno spogliatoio. Di un circolo ogni settimana limonavo con una mia compagna di classe per allenarsi. Io facevo la donna e lui l'uomo. La cosa strana è che a me piaceva anche. Allo stesso circolo rubavo i chewing gum e tutte queste cose, ma è stata scoperta. Non ho capito un cazzo. No, sono due segreti in uno. Ah, ok. C'è l'offerta oggi. Va bene. Tempo fa, quando stavo in seconda elementare, la mia scuola organizzò un concorso. Tutti potevamo partecipare. Si trattava di fare un sudoku. E c'erano tre premi. Io vinsi il primo premio. Il segreto, non riesco a fare i sudoku. E come hai vinto? Vivo in un paesino piccolissimo dove tutti si conoscono. Il fatto è che d'estate le ragazze girano in mutande, reggiseno e alcune proprio disperate girano in topless o bikini. Amo il mio paese, però anche le vecchie lo fanno. Che schifo. Piango ogni notte perché studio all'università e non sono raccomandato. Molto probabilmente finirò pure i recessi e sono pagato per tutta la vita. Mamma mia, zia, che pisce l'università allora? Che cazzo studi a fare? Già perché? Già stai. Così dice, no? Cioè. Gianni, l'ottimismo. Il profumo della vita. Beh. Ragazzi, tranquilli, perché anche se non troverete lavoro subito con la laurea, prima o poi lo trovate. State tranquilli. È importante studiare. E lo so che io non sono una persona. Cioè. Detto da noi, vabbè. Vabbè, no, comunque è importante perché anche io il prossimo anno comincerò a studiare. Non sto scherzando. Perché io, è arrivata l'ora. È arrivata l'ora di studiare, di rimettersi a studiare. Noi a settembre andiamo tutte e due all'università. Bella cosa. Sì. Come del resto tutti i settembri da tre anni. Però vabbè, comunque non fa niente. Cancellate tutto e ritornate a pezzo. Ragazzi, è importante studiare. Uomo di 16 anni, uomo di 25. Attacco coccole sulle mani. Coccole. Ti immagini, uno tocca la maniglia e si sente più tenero, capito? Lui si attacca alle coccole. Poi arriva un altro che apre la porta e fa. Che tristezza. Ma dato che ho intuito che non sono coccole, ma sono qualcos'altro, e a me fa molto schifo questo tema, non lo leggiamo. Sono andati in vacanza a Londra. No, ma è geniale. Attacco cacca. No, non lo voglio sapere. Sulle maniglie delle macchine di chi parcheggia a fianco. Proprio nel punto la, di. La, la, la. È finito, possiamo andare avanti. È sì, genialissimo. Sono andato a Londra. L'anno scorso. Il fratello della mia ragazza ha scoperto che stavamo insieme. Ci ha fatto lasciare e mi ha chiamato per dimmi. Dimmi questo. Siamo scoppiati a piangere tutti e due. Penso che non amerò nessuna altra che ma vaffanculo. Culo. tipo quelli che sono insicuri e ti finiscono in frasi. Guarda, parla. Passo ora a guardare anime tipo yaoi. Droghi. È un'ossessione, non riesco a smettere. Ma cosa stai leggendo? Spero solo che gli altri non vengono a sapere. Però ogni volta che vedo Harry Potter l'ordine della Fenice e c'è, vedo che Sirius muore, me metto a piangere. No, mi metto a piangere. Forse perché la reazione di Harry Potter mi ricorda me quando venni alla saputa. Alla saputa. Ma che cavolo mi parla la gente? Che mio fratello maggiore morì in un incidente. Ente. Ho tirato il pacco. Che cazzo. Ah vabbè, ho frenzonato un ragazzo. No, ho dato buco a sì, un ragazzo vabbè, che mi ha chiesto di uscire. Sono di là in quanti modi, Perché il pensiero di togliermi in pigiama, depilarmi, lavarmi, vestirmi, truccarmi e pettinarmi mi ha spostato. Vabbè, in effetti se la metti così c'è ragione, cioè. Questa è me al femminile. No, se metti tutte le cose insieme, cioè, è giusto, cioè. Neanche io farei sì. Però truccarmi sì, dai. Sì, allora, non avete capito il cazzo qua. Allora, c'è da dire che voi dovete lasciare 70.000 like. Questo video non è un teaser quello, Non si è spento, ma segno, tipo, Tipo Tater. Fammi vedere. Ma ti vuoi fare gola? No, non fa cazzo, vedi. Vedi che serve un cazzo qualcosa. Quello si chiama Power Bank. Quello si chiama Power Bank. Ho capito come si chiama. Come si chiama? Comunque ragazzi, siamo
i lassativi in descrizione, perché noi siamo tutti quanti in latex. Adesso adesso sono io. Hello, it's me, Mario. Ah, dimmi una parola che c'ha Sant'Este. Ragazzi, allora, vi devo ricordare prima di chiudere il video che la settimana prossima saremo in una luna all'Esselunga di Milano alle 14:47 minuti, alle 6:66, che non esiste perché, perché sapete che il tempo è a sistema sessagesimale e quindi non arriva oltre il 60. Ciao. Arriva al massimo a 59:60. Ok, ricordatevi la luna all'Esselunga, giocheremo alla Play, giocheremo all'Xbox e faremo tanti giochi tipo 7-6 in a month, Rainbow Six. E niente, ci vediamo la settimana, quindi bella. Yo.